tutte ragazze, oggi è giovedì, è il 19 di maggio e approfitto un po' di tempo per farvi un video su tre cose che vi volevo far vedere, tre posti diversi in cui sono stata, ve la raggruppo tutto in un video. Oggi scusate un po' la luce, ma non ho voluto utilizzare nessuna luce particolare, sono qui davanti alla finestra del mio salotto perché è una giornata bruttissima, piove, si vede da le condizioni dei miei capelli, e stamattina li ho lavati, ma c'è un tempo umido, pioggia, sono tutti appiccicosi. Poi ho preso proprio una gran lavata quando sono uscita da Lidl, ho preso proprio una gran lavata, quindi vabbè, non fateci troppo caso. Allora, volevo farvi vedere questo. Non sono stata da Wycon, a dire il vero. Ho ordinato online perché Wycon è lontano da casa mia più di una trentina di chilometri, quindi per andare a prendere queste due cose non mi sembrava il caso. Ho ordinato sul sito perché ho approfittato del fatto che in me c'era una promozione dove non si pagavano le spese di spedizione indipendentemente dal minimo ordinabile se appunto si comprava online. Non si pagavano le spese di spedizione perché loro hanno rinnovato il loro sito, quindi in questa occasione hanno dato la possibilità di comprare senza pagarle. Comunque vi ricordo che se vi interessa qualcosa lo potete acquistare online. Se superate i 9 euro, 9,90 euro, non di preciso mi ricordo, ma è questa cifra qui, potete non pagare le spedizioni comunque, quindi un importo di minimo ordinabile molto basso, quindi 9 euro si fa in un attimo spenderle. Ho preso un gel, più che gel diciamo una tinta per sopracciglia. Allora, questa, adesso è un po' discusso questo prodotto perché vi spiego bene tanto cos'è. Eyebrow Maker, tinta per sopracciglia numero 01, è praticamente un eyeliner per sopracciglia. Allora, io questo l'ho già visto recensito su vari video e a molte non è piaciuto. A me aveva curiosito lo stesso così tanto che ho voluto fare di testa mia, anche se non ne ho sentito parlare benissimo, e comprarlo. Io non l'ho ancora provato, a dire il vero ho un po' sbirciato in questo pacchettino, per ieri sera prima della doccia ho provato, ma le avevo già truccate, quindi dandolo per sopra non è venuto molto bene dandolo per sopra la matita, non era veritiero. Quindi adesso magari in un Get Ready With Me, mentre chiacchieriamo, magari lo proverò. Comunque fatto così, per intenderci, vedete, c'è questo pennarello, e il tratto, comunque se volete ve lo posso far vedere anche qui, non so, aspettate, vedete, è un marrone chiaro, direi che si fa abbastanza con il colore delle mie sopracciglia. Comunque questo, in caso, mi sembra che abbia anche una buona tenuta. Comunque questo, in caso che, vedete, non viene via, in caso che non dovesse essere buono, pensavo di utilizzarlo, cioè buono per le sopracciglia, utilizzarlo come eyeliner, dato che a me l'eyeliner piace più marrone che nero, quindi insomma, oppure riciclarlo, magari intingerlo nell'ombretto, avere questo bel pennellino comodo per poi disegnarsele. Adesso questa è una matita, insomma in qualche modo lo riciclerò, quindi ho voluto provarlo anch'io. Vi posto qua sotto il link del sito della Wycon e il link che vi porta direttamente a questo prodotto. Comunque l'ho pagato 3,90 euro. Il totale del mio ordine era 6,90 perché ho 6,80 perché ho voluto ordinare anche questa matita, che è quella che indosso in questo momento. È quella tipica classica di legno, è il numero 14, rosa baby. È quella che indosso, l'ho presa da abbinare a questo rossetto della Kiko, che poi se vi interessa sapere che numero è o che tinta è, ve la messaggiatevi, poi ve lo posto qui sotto. Mi è piaciuto moltissimo questa matita perché è molto 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 scrivente, vedete,
basta sfiorare che è molto 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 scrivente, è bella morbida, si può usare anche solo come rossetto, quindi si può tenere in borsa per anche fare dei ritocchi, magari insieme al burro cacao, anche solo questa potete colorare all'interno anche delle labbra, che è bella morbida e non è neanche eccessivamente opaca. Quindi vi faccio vedere se vi piace. Il colore è questo, rosa baby. E quindi della Wycon siamo al completo, ho preso solo queste due cosine da provare, anche se la matita labbra mi è piaciuta talmente tanto che mi sa che prenderò altri colori, le sfrutterò come fossero dei rossetti. E poi sono stata da Prenatal, ho comprato due cosine per la mia bimba, dato che sono già alla fine, no, a metà dell'ottavo mese, mi sono resa conto che non avevo altro oltre le tutine da mettere nella valigia e quindi ho detto perché non prendere qualche vestitino, proprio due di numero, ecco, da mettere quando si viene a casa dall'ospedale se c'è molto caldo. Io partirò dal 6 luglio in poi, quindi se farà molto caldo ci vorrà qualcosa comunque anche di senza maniche o di sbracciato con le gambine nude, quindi ho voluto comprare qualcosa per non essere sprovvista al momento che la porterò a casa. Poi dopo mi svaligerò qualche negozio perché dopo inizieranno i saldi, proprio nel periodo in cui mi servirà la roba leggera da metterle, quindi ho intenzione di comprare un bel po' di cosine, però nel frattempo non ho resistito, mi piaceva troppo ragazzi, gli ho comprato questo. Guardate che spettacolo, è spettacolare, è bianco con i puntini grigi e rossi, questo bel fiocchetto, vedete l'ho preso senza collo perché è più comodo, sapete che nei matti sono così, mi piaceva la sua manichina con questo. Fatemi sapere ragazze se vi piace, se vi piacciono i miei gusti, se vi piace quello che gli ho comprato, scrivetemi qua sotto. La taglia gli ho preso l'1-3 che corrisponde a 56 cm, quindi fa dal primo mese, dall'1 a 3 mesi, fino alla fine del terzo in teoria. Più grande no, perché già mi sembra abbastanza grandina questa, speriamo che non vi sia troppo grande, comunque al massimo il pantaloncino farà da, e questo invece di fare da culotte farà da pantaloncino, dico io. Questa, se vi interessa anche il prezzo, costa 16,99 €. Poi oltre a questa poi ho preso, queste sono due pezzi in uno, nel senso che c'è il suo pantaloncino bianco a righe rosse e sopra ci va la sua maglietta, che è come se fosse una maxi maglia, si può portare o solo così come se fosse un vestitino, oppure sotto si può mettere questo in modo che diventa, vedete, tipo un abitino con le culotte sotto, con gli short sotto. Comunque il succo del discorso più che si vedrà, diciamo, in particolare questa. Questo, anche questo fa 1-3 anni, anche questo di Prenatal, anche questo 56 cm, questo un po' di più, 19,99 €, 3 euro in più dell'altro, ma mi piaceva l'idea dello spezzato perché questa secondo me è molto carina nel caso si voglia prendere anche un leggings lungo, blu o bianco o rosso, se c'è un po' più di freschino, e questa allo stesso tempo credo che stia bene se ci si trova poi una magliettina magari rossa, tutta rossa o non so, qualcosa, una magliettina da mettere sopra, quindi i due pezzi si possono usare secondo me anche scombinati. Poi sono stata da Lidl, allora approfitto della mia visita a Lidl per salutare la Swamp, sicuramente se la conoscerete già, comunque nel caso che non sappiate chi sia, non abbiate mai visto il suo canale YouTube, vi posto qua sotto il link del suo canale, andate a trovarla, è una ragazza molto simpatica, simpatica, dolce e carina, fa dei video molto utili e so che lei va spesso da lì, dove ha acquistato nuovi altri prodotti che io non riuscivo mai a trovare. Questa volta li ho visti sul catalogo, che da giovedì in poi erano in offerta, quindi mi sono fiondata da Lidl. Lei mi aveva consigliato, cioè mi aveva consigliato, cioè io l'ho visto in un suo video, in quanto io seguo lei, lei segue me, ci siamo iscritte a vicenda, dei due doccia schiuma, adesso sono carino di roba, questi doccia schiuma, adesso io ho preso solo due profumazioni su tre, perché una mi sembrava che mi piacesse,
Shower cream, sono delle creme da doccia della CN, e dice praticamente che la schiuma cremosa con il suo profumo fruttato e frizzante di rabarbaro con una nota leggera di vaniglia si avvolge calorosamente e vi fa vivere un'esperienza rinvigorente, conferendovi una piacevole sensazione di benessere. Quindi questa è rabarbaro e vaniglia. Vi assicuro che solo aprendola così si sente un profumo buonissimo da vaniglia, quindi sicuramente sarà buona. Poi c'era un'altra profumizzazione azzurra, ma non mi ricordo cos'era, non mi piaceva. Anche questa, questa poi è ancora più buona. Non so cosa sia, mi sono fidata del parere della Swat e comunque anche da loro, comunque un po' si sentiva. Questa invece è mirtilli, dal profumo fruttato di mirtilli naturali, no naturali, mirtilli maturati al sole e yogurt e vaniglia, insomma anche questo dolciastro. Dall'erogatore sembrerebbe una più che una più che un gel shower cream, più che una crema sembrerebbe un gel, una schiuma, tipo quella per i capelli. Comunque penso lo proverò, poi vi farò sapere com'è. Di questi ne ho presi 4, 2 e 2, e costano, adesso lo trovo nello scontrino, ma se ricordo bene dovrebbe costare 69 centesimi l'uno. Vediamo. No, scusate, no, 60, 1,99 euro l'uno, cada uno, sì, 1,99 euro l'uno, quindi questo, non so perché mi ricordavo quella cifra lì, cioè 2,3,98 euro poi dice, quindi direi 1,99 euro l'uno. Poi intanto che ero lì ho preso il latte di cocco, non so ragazzi se l'avete mai provati questi prodotti, qui sembra... sempre tanto compatto, boh. Adesso quando lo proverò a fare qualche ricetta, non so che cosa si faccia con questi, vi sbizzarrirò in qualche modo questo weekend. Latte di cocco 1,49 euro, poi ho preso i litchi denocciolati, questa frutta qui che si mangia anche al ristorante cinese, non so che frutto sia di preciso, comunque io l'avevo già mangiato, mi è piaciuto, mi piaceva, quindi sapere anche voi se si mangiano così o se c'è qualche ricetta dolce dove si possono mettere. Poi questa salsa zuppa, non so come si legga, shiangsu al pollo, questa qui, anche qui fatemi sapere se l'avete mai sentita, e un'altra zuppa sempre col pollo. Queste costano 99 centesimi, tutte, entrambe le zuppe, 99 uno e 99 l'altro. Poi ho preso 49 centesimi questa barretta di sesamo, da provare come snack, poi di cereali non fanno mai male. E infine a 9,99 euro il kit da 6 di questi box multiuso. Vabbè, poi ho preso anche dei sacchetti del pattone, non credo che vi interessino più di tanto questi. Ecco, questi erano andati apposta per prendere questi e doccia schiuma consigliati dalla sua naturalmente. Questi qui sono dei box da 6 pezzi, vedete ce n'è uno grande, poi all'interno ce n'è uno più piccolino, comunque adesso ve lo apro e ve lo faccio vedere, e altri ancora più piccoli, sono come una specie di matriosca che io ho preso per la camera della bimba, ma anche da mettere all'interno degli armadi, o anche mi serviva qualcosa per il bagno, adesso vedo magari di come utilizzarli. Come vedete la foto è questa. I raccoglitori sono, le misure sono questi, questi 6. Quindi 3 di questa misura. Vale. 2 di questa misura. Faccio vedere per bene che se vi interessa andarle a prendere, perché 9,99 euro 6 pezzi, io ne ho presi 2 confezioni. Vedi? Vedete, questa, 2 di questa e uno grande così. E poi ne ho presi tanti anche perché mi piaceva molto l'idea
di avere nell'armadio tutti i pezzi uguali, cioè quando aprite l'armadio è brutto che si veda, come ho io adesso in alcune punti, un box in un colorato in un modo, un box colorato in un altro, uno grande, uno piccolo, ecco, almeno tutto trasparente. E poi anche la consistenza non è male, cioè proprio anche la robustezza, è una bella plastica dura, anche il coperchio, secondo me si possono anche impilare, che non ci dovrebbe essere nessun problema. E niente ragazze, questo è tutto. Che altro dirvi? Ah, ci sono le misure, aspettate che ve le dico così se vi fa un comodo. Una è 40 x 33,5 x 17, che è la L, la più grande. Poi le due M sono, le tiene 20 litri la prima, la M prende 5 litri e fa 33,5 x 19 x 11, e le tre più piccoline, che sono una S, tengono 1,5 litri, fanno 20 x 16,5 x 9, quindi... Se vi interessano, là ci sono, non so quando scada l'offerta, comunque spero di pubblicare il prima possibile questo video, se riesco già domani, o stasera o domani, più facile domani. E vi saluto ragazze, al prossimo video, ciao!